è anche impossibile sapere con che velocità il movimento valdese si sia ricomposto. No? Quando vediamo nel 1492 due barba che vengono dall'età centrale, che vanno a scendono alla Val Pargelato per riprendere a confessare i valdesi, sono arrestati e sono processati a Ulz, quando vediamo questo non sappiamo quanti altri barba hanno già ripreso segretamente a visitare le famiglie. È molto probabile che ci sia stata una riorganizzazione abbastanza immediata. Di fatto c'è un altro aspetto. La persecuzione tramite l'Inquisizione cessa nel 1495. Poi non c'è più nessun elemento di persecuzione inquisitoria. E quando non c'è più l'inquisitore col fiato grosso che viene sopra, è molto facile per il Valdirno ricostituirsi.